Te digo que he tornato, que Melio, he tornato Castaldello, he tornato Tonali, faccio più fatica. Questi sono i tre che sono tornati, che hanno lavorato, perché poi un conto è tornare a ridosso della partita, un altro conto è che sono tornati già lunedì con la squadra. Quindi hanno lavorato in questi giorni e sono a disposizione. Ho lavorato la scorsa settimana, forse quindi sono lavoro che ci sono state settimane, hanno dato magari riscontro un po' più alla preparazione della settimana, cosa che non è riuscito. Con la Juve è stata una partita particolare perché credo che la partita e la prestazione stava secondo me venendo fuori anche bene, si stavano attaccando spazi anche alle spalle dei loro terzini, che credo che con coraggio si stava facendo, poi con l'espulsione poi diventa tutto molto più difficile, ma non solo contro la Juve, sino contro qualsiasi squadra. Poi giocare in 10 non è semplice. Penso che fino al gol, che già la squadra stava bene, poi quello che mi è piaciuto della squadra è che ha mantenuto il campo in 10 ed è rimasta in partita sempre, fino a che mi sa che era B. Anderson che ha avuto una palla importante dentro l'area in 10 e si poteva far gol. Non è stato così, ma la cosa positiva è che la squadra è migliorata anche difensivamente perché sono stati loro sempre con la palla, hanno attaccato molto e credo che la fase difensiva si è fatta bene, si può sempre migliorare, si deve migliorare perché come dico a loro non bisogna essere approssimativi, sino bisogna essere più effettivi in tutto quello che si fa. E si sta vedendo piano piano. Che alcune squadre non riescono a far punti e noi tra quelle siamo anche noi, quindi noi dobbiamo essere anche realisti che le altre squadre stanno aspettando anche, quindi noi bisogna essere bravi a tutte quelle cose approssimative, bisogna farle meglio. Bisogna farle meglio perché nel momento in cui fai punti, secondo me, torna l'entusiasmo un po' a tutti, non solo alla squadra, sino anche alla gente, ai tifosi. E penso che noi dobbiamo essere bravi a far realtà questa situazione. Hai detto una cosa che la penso anch'io, però poi bisogna, tutto quello che si dice bisogna andare lì sul campo e farlo meglio, che è lì dove noi dobbiamo migliorare. Non parliamo di ultima spiaggia sulla partita. Fondamentale, soprattutto il risultato. Noi per quello che stavamo parlando anche prima, dobbiamo essere consapevoli che noi facendo punti in questa partita sarebbe prima di tutto il massimo per noi, perché ritorna l'entusiasmo in tutti. Quindi noi dobbiamo essere bravi a far realtà questa cosa che secondo me è quello che vogliamo tutti. Poi, bisogna abituarsi a giocare con questa pressione. È anche altrettanto vero che altre squadre non sono abituate a giocare così, ma noi dovremmo essere abituati, ci dovremmo abituare perché, come le ho detto ai ragazzi, nessuno ci ha messo in questa difficoltà. Noi piano piano ci siamo messi da soli. Quindi oggi siamo in questa realtà e dobbiamo avere la personalità per venire fuori, con coraggio e però soprattutto con personalità, perché quando giochi in casa sappiamo anche che c'è una squadra forte davanti e quindi noi dovremmo guardare quello che, come le ho detto dal primo giorno a loro, dovremmo guardare quello che si fa in campo noi per cercare di far male all'altra squadra. Domani tocca il Napoli e sarà una partita che bisogna combattere, bisogna giocare, perché poi bisogna giocare, bisogna avere personalità per farlo, perché ci sono momenti che uno viene e fa da solo e vengono le giocate, però ci sono altri momenti in cui devi andare a prendere la palla e
far sì che la giocata venga, che non è semplice neanche quello, però bisogna provarci e avere la voglia di farlo. Invece fatto un dia del perché la squadra in casa fa così fatica, lei va bene, in casa ne ha vissuta soltanto una, non so, ho avuto modo anche di approfondire questo tema per capire se c'è una problematica anche a livello ambientale che frena un po'. Non so se a livello ambientale, io dico che la squadra molte volte, e come io parlo soprattutto di quest'ultima partita che abbiamo fatto noi in casa, che bisogna essere, come l'ho detto il giorno prima, bisogna volerla di più la vittoria, e bisogna essere, per volerla di più bisogna essere anche più cattivi, più concentrati, soprattutto nei minuti finali, che secondo me dove poi, vedendo un po' la storia di questa squadra, è lì che si sta mancando. Perché poi quando sei in vantaggio devi andare ancora con coraggio. Io sì, perché poi uno va a riguardare al posto di, in quella partita, al posto di Donnarumma, che è uscito Mario, potevo mettere anche un centrocampista o mettermi a 5, o mettere, non so, mettermi diversamente, però penso che forse era un segnale di andare all'indietro della squadra. E poi non è andata bene per noi, secondo me, nel senso che la partita si era messa in quella situazione, noi infatti poi ti danno ragione, no, noi non siamo riusciti a fare il secondo gol, però abbiamo avuto le possibilità per far gol. Quindi questo, anche questo bisogna vedere, perché entra nella storia delle partite e delle cose che si fanno. Io preferisco che mi facciano un gol a questa maniera e non mettermi a 5, dare un segnale alla squadra che poi molte volte la prende per andare all'indietro. E penso che se noi in quella partita facciamo il secondo gol, perché non abbiamo avuto solo una palla gol, abbiamo avuto altri due, e quindi penso che queste siano piccole cose per poi cercare di portare il risultato pieno a casa. Pensa che il Napoli possa essere un pochino distratto dalla Champions League? Speriamo, loro hanno una partita importantissima. Per noi questa è la partita importantissima, poi sinceramente non lo so, conoscendo al mister penso di no, però per noi sarà una partita importante dove sappiamo che può cambiare il nostro futuro. Finora la sua stagione è andata come è andata, però chiaramente arrivati in questa situazione c'è bisogno di tutti, no? C'è bisogno di poter sperare in tutti, che tutti possano dare un qualcosa in più. E l'osservato speciale è sempre un po' Balotelli, però passano le settimane e c'è sempre anche intorno a lui qualche elemento di disturbo, stavolta la vicenda giudiziaria, con denunce, contro denunce. Io fuori dal campo. Io parlo di elementi. No, ma pure, guarda, sinceramente. Però se ne parla tanto, dico, lui è rimasto comunque tranquillo, non ha dato segnali, pure volevare. Sì, no, guarda, no, ti rispondo. Ti rispondo subito, lui è rimasto sempre con la testa sul campo, quindi se domani voi lo vedrete in campo è perché lui c'è con la testa e con noi, perché io non posso permettermi in questo momento e poi andare contro la squadra e dire mettere un giocatore che non è con la testa lì sul campo, quindi se domani è lì è perché lui, il ragazzo, è concentrato su quello che deve fare dentro il campo. Poi quello che succede fuori dal campo, io ho tre figli anche grandi, quindi devo controllare loro molto sì, di sì, più. Ma io quindi, sapere se era rimasto. Però infatti questo è importante dirlo, anche io fuori dal campo non seguo nessuno. Io guardo molto il campo e il ragazzo è concentrato sul campo, se no diventa un po' difficile anche iniziare a seguire i giocatori fuori dal campo. Io questa no. Non l'ho mai fatto da allenatore, non lo farò. Cosa si può fare per accompagnarlo di più sul campo, visto che lei a Torino ha detto che non eravate riusciti a supportarlo bene? No, guarda, secondo me in quella, ho detto anche che quella partita era particolare perché non l'abbiamo accompagnato bene. Ho anche spiegato il momento in cui i centrocampisti devono andare a destra e a sinistra, coprire, aiutare, raddoppiare e poi dalla palla all'unico attaccante che era messo a tre o quattro difensori o due difensori sempre più un centrocampista,
molte volte abbiamo dato la palla e non siamo stati capaci o non abbiamo avuto la forza di andare. Secondo me nel momento che siamo stati in 11 abbiamo accompagnato e siamo arrivati anche al tiro, ha avuto anche una punizione importante Mario. Però secondo me bisogna cercarlo molto di più, sia lui che ai giocatori che hanno qualità. Questo è il mio compito, che devo cercare di far meglio, questo sì. Io penso di sì, sono due giocatori che noi sinceramente li abbiamo visti da subito e sono giocatori che stanno per noi stanno bene e le volte che sono stati chiamati in causa secondo me hanno fatto bene e secondo me possono anche migliorare loro individualmente e migliorare anche la squadra. Sì, è vero che sta crescendo e continua a crescere. Non è semplice un giocatore che viene da fuori, a gennaio soprattutto, inserirlo in una realtà nostra, non solo per lui, sino anche per qualsiasi straniero che arriva nel nostro campionato. Io vedo che lui sta crescendo e che ha molta voglia, che questo è importante. Sì, guarda, si può anche variare, molte volte dipende anche da quello che c'è a disposizione, bisogna anche vedere, ma si può cambiare. Visto che è un guaiano, esiste davvero la Garraccia Rua, è un luogo comune e se esiste si può allenare, bisogna averla dentro, o l'hai inventata da te? No, io secondo me quello è una cosa che uno porta, però secondo me lo porta. Ogni giocatore lo porta. Poi molte volte in un gruppo, faccio l'esempio della nazionale, viene fuori perché è una cosa nostra e che si tira fuori insieme. Quindi se tu guardi per esempio Cavani, Suarez, sono giocatori che danno tanto anche sotto l'aspetto emotivo, sotto l'aspetto di se devono fare la corsa uno per l'altro, la fanno. Tutte queste cose fanno sì che poi tu vedi correre sia Godin come Suarez. E questo è un po' quello che si fa, il senso d'appartenenza che è importante. Tutte sono piccole componenti che poi si fa parlare di questo. Si possono tirar fuori anche non parlare della Sì, secondo me ci sono anche i giocatori che lo possono fare e lo possono trasmettere. Non solo trasmetterlo al compagno, sennò quando io ho detto la prima volta se può io che mi siedo a vedere la partita del Brescia, poi se io vedo che un giocatore corre o non corre o va, scivola e torna e aiuta il compagno, questo è contagiare e trasmettere, questo bisogna fare in tutte le partite. Penso che secondo me nella partita con la Juventus questo è stato fatto. Io ho visto una squadra agguerrita che non voleva subire, non voleva prendere gol e che è rimasta in partita. Poi sono stati, secondo me, bravi loro che hanno fatto il secondo gol. Però la partita, la squadra l'ha tenuta viva fino in fondo. Va bene, grazie.